saluto affettuosissimo a tutti e l'abbraccio consueto, che è un segno veramente di affetto, un affetto quasi sperimentato, un affetto consolidato, perché nulla è più efficace di un abbraccio. Il Vangelo di oggi è quello di Giovanni, capitolo 6, versetti 30-35. Quindi martedì 7 maggio. In quel tempo la folla disse a Gesù: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare il pane dal cielo». Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete, mai. Parola del Signore». Sono parole audaci quelle del Signore Gesù. Noi immaginiamo un attimo, Gesù era una persona come tante, eppure in quel volto, diceva Nietzsche, brilla tutta la gloria di Dio. E ci vuole la fede per capire che in quel piccolo ebreo possa risplendere tutta la gloria di Dio. E il Signore è audace. «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai». Ecco, fratelli, la risoluzione della nostra vita: essere uniti al Signore, che ci fa sentire appartenenti, familiari, amati, valorizzati, accolti. Il Signore che ci toglie la paura, quella paura che ci paralizza, che ci fa temere il futuro, che ci fa rivangare il passato nell'acrimonia, nella vendetta. Chi viene a me non avrà fame, chi crede in me non avrà sete. Che cosa dona quindi il Signore? Dona la pace. E la pace vuol dire: io ho tutto. Cosa posso ancora desiderare? Sapere che il Signore, che per me è morto e risorto, è mio servitore. È inaudita una cosa del genere, eppure è così. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Che bello, non manco di nulla, ma nel senso vero del termine, perché tutti i doni sono doni di Dio, ma il dono dei doni è Dio stesso. E noi abbiamo la possibilità di avere Dio con noi tutti i momenti della nostra vita, contatto diretto, e possiamo sempre chiedere a Lui ogni cosa, ogni dubbio, ogni certezza, ogni consolazione, e possiamo andare oltre i lutti che ci capitano, le disgrazie che ci capitano, perché il Signore è sempre colui che porta la pace, che è datore della pace, che ci riporta l'armonia. Ma la difficoltà qual è? È avere fiducia sempre, anche quando la vita non ci sorride più, sembra la nostra nemica, e una parte di noi viene a dirci: ma che senso ha vivere? Perché sono nato? La vita è un dramma, è una tragedia. Eppure Gesù ha la facoltà di diradare le tenebre, ma nella fede, nella
fiducia. Dobbiamo distinguere tra fede e ragione. La ragione che cosa ci propone? Signore, se tu mi mostri il percorso e mi indichi ogni fase del percorso, io ti credo, ma voglio prima essere rassicurato. La fede, fratelli, non è una rassicurazione, è una fiducia. Che cosa dice il Signore? Un atto di fiducia. Tu sei, hai tanti dubbi? Ebbene, abbi fiducia, sappi attendere che i tuoi dubbi saranno fugati e ci accorgeremo dopo l'atto di fede che i nostri dubbi sono stati fugati e che quindi la fede era veramente un atto fortissimo di consolazione, un atto fortissimo di guida, di sostegno. Non perdiamo quanto ci dice il Signore, perché parola la sua di vita è realtà che si concretizza. Tutte le cose che il mondo ci offre sono aleatorie, sono così spesso degli inganni, ma Dio non delude mai. Basta che si abbia fiducia in Lui. Più fiducia abbiamo, più il Cristo opera alla grande e ci mette a disposizione la sua onnipotenza e a sua volta noi saremo per gli altri punto di riferimento. Arrivederci.